settimana partiremo per le sabbie desolate alla ricerca dell'archivio nascosto di Kull. Nessuno di noi ha idea di cosa aspettarsi. Fin dove l'ha portato la sua pazzia? Quanto potere ha accumulato nella sua folle ricerca? Speriamo solo di non essere intervenuti troppo tardi. Torno in città. Se continui a trattenerti, non migliorerai mai. È il momento. Lea, lancia l'incantesimo che ti ho insegnato. Sono di nuovo vivo. Zoltun Kulle, devi attivare la pietra nera delle anime. Ci serve per intrappolare gli ultimi due signori dell'inferno. Riconosco la tua voce, straniero. Mi ha tormentato nella morte così come mi ha comandato in vita. Tirael. Ebbene sì, ma in spoglie mortali. Ah, il fato è capriccioso. Ti darò la pietra nera delle... Vengo con te. Dovremmo portare la testa di Kulle con noi. Forse avrà qualcosa di utile da dire. La metto nel tuo sacco. Ablo è la sua razza. Ho sacrificato ogni cosa per essa. Questo è il mio cammino. E io lo seguirò fino alla sua sanguinosa fine. Tu sai che Lea ti ammira. Il suo è un cuore gentile. E questo è un bene, no? La gentilezza non ci aiuterà a sopravvivere in questi tempi bui. Il signore della menzogna è scaltro. Indossa molte maschere per nasconderci la sua natura cangiante. Ma noi avremo un vantaggio su di lui, la pietra nera delle anime. Belial teme il suo potere, poiché già in passato i suoi fratelli non hanno potuto nulla contro le pietre dell'anima. E sa che anche lui potrebbe finirvi imprigionato. Ti sei mai scontrato con Belial prima? Non in campo aperto. Non è mai stato il tipo da condurre un esercito. Si nasconde sempre nell'ombra, come il suo mentore Mefisto. Ordisce trame e complotti con la stessa facilità con cui tu maneggi la tua arma. Hai mai amato davvero una donna? Ah, sì. Quella irragionevole cui accennavo prima. L'ho amata con tutto il mio cuore, prima che diventasse nero come il carbone. Cosa le ha riservato il destino? Beh, ha fatto ciò che fanno tutte le donne irragionevoli. Ha sposato l'uomo sbagliato. Non potevi convincerla ad agire diversamente? Non sarebbe stato facile. Lo sposo era mio fratello. Sei un tipo interessante, sai? Mi chiedo se i tuoi amici sappiano chi sei veramente. Parla chiaro, mago. Cosa vuoi dire? Oh, tutto sarà svelato. Al momento opportuno.
spirito esulta. Non si può ancora aprire. Sono in grado di aprirti la porta. Imperatore Akan! Non c'è tempo per i convenevoli. Credo di aver scoperto la reale identità di Belial. Ci sono molto vicino. Ma ecco ciò che devi sapere. Per trovare il sangue di Kulle, dovrai attraversare l'acquedotto. Ci sono due leve che controllano l'ingresso sotto la cascata. Avete localizzato Belial? Non ancora. Ma ho delle idee. Non è facile. Giorno e notte sono sotto lo sguardo dei miei consiglieri e di molti altri. Lo troverò. Come fate ad apparire davanti a noi? Mi tengono sotto stretta sorveglianza e non posso lasciare il palazzo. Ma ho rubato un amuleto che ho visto usare un ambasciatore Viserei. Non ho molto tempo, però. Devi trovare la pietra. Lascia che mi occupi io di Belial. In realtà non ha risposto alla tua domanda. Che strano. Questo luogo trasuda di presenze demoniache. Meglio tenere gli occhi aperti. È Belial. Finché vivrà tutta Caldeum, resterà sotto assedio. Zio Dekar sosteneva una teoria secondo la quale i signori degli inferi si lasciano dietro demoni come noi lasciamo le nostre impronte. E tu ci credi? Sì. Più studio i libri di mio zio e più mi rendo conto che persino io non davo il giusto peso alla sua saggezza. Non ho abbastanza spirito. Attenzione, questi passaggi sono pieni. L'acquedotto di Caldeum fu eretto per ordine del consorzio commerciale dopo la scoperta dell'oasi di Dalgur 3 secoli fa. Anche se Caldeum già prosperava da tempo, una fonte d'acqua affidabile permise alla città di crescere ulteriormente e di costruire fastose fontane pubbliche per fornire acqua potabile a tutti.
intende esplorare la grande biblioteca di... Negli ultimi tempi, l'acquedotto è stato trascurato e quindi infestato da parassiti. La Guardia Imperiale non ha fatto nulla, dichiarando che l'acquedotto si manteneva in condizioni tollerabili. Ma io ho potuto vederlo con i miei occhi e conosco la verità. Molte delle famiglie più agiate, compresa la mia, preferiscono bere l'acqua del proprio pozzo. Sono parecchi cadaveri putrefatti. Era inevitabile. Ho imparato molto da questo. Spirito non basta. Gli dèi colpiscono attraverso me.
Manca un'altra leva. Questo acquedotto non esisteva nemmeno nella mia epoca. Caldeum è fondata sui demoni e sulla puzza di mare. Ed è costruito su se stesso. Ho bisogno di spirito. Abbastanza spiriti. Sorella ci ha protetto Alaric. Sei una nefina. Io sono solo una servitrice degli dei. Niente di più, niente di meno. Credo potessi avere... C'è qualcosa di speciale. Quel passaggio dovrebbe condurre alle sabbie desolate. Porta segreta dietro una cascata. Che fantasia.
Tu potresti fare di meglio? Lo vedrai quando arriveremo al mio archivio. Ehi! C'è qualcuno vivo là fuori? Non sarei poi così male se potessi girarmi. Siete ancora vivi là fuori? O sono i mostri? Grazie per avermi liberato. Cominciavo ad annoiarmi là dentro. Sono alla ricerca di un crogiolo magico che la leggenda vuole nascosto in questo acquedotto. Costituirebbe una preziosa aggiunta alla mia collezione di strumenti da gioielliere. Aiutami a ritrovarlo e sarò in grande debito con te. Oh, che maleducato! Mi sono dimenticato di presentarmi. Mi chiamo Shen Lavaro. Ti chiami Lavaro? Shen Lavaro. Non riesco a immaginare perché il mio giovane compagno mi abbia colpito alla testa e mi abbia rinchiuso qui. Questo luogo è piuttosto pericoloso, senza una guida. Vai incontro al pericolo come se cercassi la morte, vecchio. Eppure sono ancora vivo. La vita è ricca di misteri, non è vero? E pensavi che io fossi strana? Posto affascinante! Guarda che meravigliosa architettura! Si potrebbe esplorare il mondo in lungo e in largo e non trovare nulla di simile. Salvo questa porzione. Questa l'ho già vista da qualche parte. Una grande sfida ci aspetta! Lo spirito non basta. Mi chiedo dove sia finita la mia giovane guida. Si chiamava Gavin, credo. Sì, Gavin, un giovane simpatico. Deve essere ancora qui intorno, o forse si è smarrito. Noi non ci siamo smarriti, vero?
Un pezzo pregevole. Ehi, signora, ho degli articoli nuovi. Dovresti darci un'occhiata. Esplorare questo acquedotto. Deve essere per forza così umido. Il crogiolo è mio! Fai attenzione, Gavin! Potrebbe essere maledetto! Oh, cielo! L'avevo avvertito! Adesso il crogiolo dovrà... Povero ragazzo! Se avessi saputo che il crogiolo era maledetto, non l'avrei mai portato con me. Se verrai a farmi visita a Caldeum, ti mostrerò come si possono unire i frammenti di gioielli col crogiolo. Sai, sono alla ricerca di un certo gioiello da tanto, tanto tempo. Non ho fretta, ma forse se vengo con te riuscirò a trovarlo, come è accaduto per il crogiolo. Posso viaggiare al tuo fianco e creare dei meravigliosi gioielli per te? Sì, va bene, ma ora andiamo. L'uscita è poco più avanti. Sto morendo di fame. Credi che troveremo qualcosa di... Che procedi? Io torno in città. Ho bisogno di imparare gli incantesimi necessari per ripristinare il corpo di Kulle. Ci incontreremo di nuovo quando arriverai all'archivio. Io e te siamo uguali. Ma gli altri, l'angelo caduto, la strega, ti stanno usando per i loro fini. Hai scelto di essere la loro marionetta. Eppure il potere che deriva dalle tue origini potrebbe fare di te una dea. L'ambizione a diventare un dio ti è costata la testa, Kulle. Il tuo disprezzo non ha motivo d'essere. Presto tornerò a calpestare la superficie di questo mondo. Allora ti dimostrerò cosa è in grado di fare un Nephilim. Thank you.
trova sotto questo deserto. Forse proprio sotto i vostri piedi. Gli Oradrim non potevano distruggerlo. Potevano solo chiudersi dietro la porta. E io ho ancora le chiavi. Noi fedeli di Zacharum ci prodighiamo per rendere Caldeum una città di pietà e salvazione, ma non siamo ancora riusciti a convincere gli imperatori a modificare l'antica legge sull'esilio. I prigionieri condannati per tradimento sono ancora lasciati nelle sabbie desolate a morire, senza nient'altro che i loro abiti. Sento che il mio sangue è vicino. Ne hanno nascosto una parte oltre questo portale. Queste sale appartenevano a Zoltan Kull, prima che diventassero la sua prigione. Thank you.
forza viene meno. Nemico. Ho bisogno di spiriti. Dei colpiscono attraverso me. Che morisse, questo posto deve essere appartenuto a Zoltan Kull. Mi sembra rifletta adeguatamente la sua personalità.
so. Non ho abbastanza spirito. Non posso ancora servirmene. Ho trovato l'archivio di Kulle. Stranamente, era vuoto all'inizio. Ma Kulle l'aveva disseminato di tanto. Ogni passo era più letale del precedente. Sarebbe stato sciocco. Kulle si preparava da tempo a una caccia. Finalmente ho scoperto il segreto delle pietre dell'anima consegnate un tempo a noi, Oradrim, da Tirael. Un artefatto impressionante, certo, ma sono sicuro di poterlo duplicare. No, non solo duplicare, migliorare persino. La mia pietra dell'anima potrà contenere anche le anime dei demoni e persino degli angeli. Zio Deckard mi manca molto. È dura andare avanti senza di lui. Tu prosegui la sua opera. Sarebbe orgoglioso di te. Grazie. Adesso torno alle mie ricerche. Forse avrai notato che i gioielli che trovi possono migliorare le tue già considerevoli capacità. Io posso combinare gemme simili per crearne una più potente. Al momento posso offrirti solo dei gioielli semplici, ma se mi porterai i materiali giusti, sarò in grado di proporti creazioni interessanti ed esotiche. Ma il nostro rapporto non deve basarsi solo sul commercio, Puoi venire a parlare quando lo desideri. Ah, un argomento molto interessante. Vendo gioielli. Gli dèi sorridono a chi svolge al meglio il proprio lavoro. Dèi? Quali dèi? Sono una monaca Vivgorod. I miei dèi sono 1001. Hai 1001 dèi? Oh, incredibile. Deve essere complicato. A Xiansai ne abbiamo solo 59.
e non puoi nemmeno attraversare la strada senza ringraziare una divinità o chiedere il perdono di un'altra. Lo sapevo che mi avresti condotto in luoghi eccitanti e misteriosi. Dovremmo imbatterci nel gioiello che cerco da un giorno all'altro. Per essere un uomo ossessionato dai gioielli, non sembri essere molto ricco. Si spiega facilmente. Un buon paio di sandali dura 10 anni, ma non si può andare a caccia di gioielli maledetti senza acquistare dai 10 ai 12 pasti abbondanti al giorno. È molto costoso. Aspetta un momento. È una gemma maledetta? Solo leggermente. Muta aspetto di tanto in tanto, sì. Oh, e porta chi la possiede lentamente alla pazzia. Per il resto è totalmente inoffensiva. Tempi strani questi. Proprio ieri un giovane ladro in cerca di consigli mi ha scambiato per Zai, il dio dei ladri di Xiansai, che viaggia travestito da vecchio gioielliere. Comprendo la sua confusione. Zai e io abbiamo parecchie cose in comune. Noto che non hai fatto nulla per convincerlo del contrario. Perché avrei dovuto? Chi ha maggior bisogno di guida e attenzioni di un umile ladro? L'agente di Xiansai adora... Credo di averlo incontrato, Zoltun Kulle, una volta. Sembrava un tipo ragionevole. Per essere un mago, voglio dire. Per essere un mago? Oh, beh, li conosci quelli. Sempre a gesticolare e a bofonchiare tutto il tempo. Possono risultare un po' strambi. Mi guardi con una strana espressione in volto. Io ho parlato agli dei, ma loro non hanno mai parlato a me, se non indirettamente. Non credo tu sia uno di loro. Capisco. Dimmi, come fanno i tuoi dei a comunicare indirettamente? Resto in ascolto. Cerco segni. Mi lascio guidare dal vento e dalle nuvole. Mi sembra piuttosto impegnativo. Nella mia religione a volte gli dei vestono le spoglie mortali per indirizzare con la propria saggezza chi si trova in difficoltà. Dunque insisti nell'affermare di essere un dio? Dimmelo tu. Ora ti senti più saggia? Oggi. Dai un'occhiata, non resterai delusa. Coloro che hai scelto per combattere al tuo fianco sono individui molto interessanti. Li sento come se fossero figli miei, pieni di difetti intriganti. E Irena, sei alquanto vivace, considerato il fardello che porti. Cormac l'ha certamente notato. Oh, non far finta di non esserti accorta del suo interesse per te. Farebbe bene a tenere a mente i suoi voti. Oh, forse no. È quel Lindon. Ah, mi fa ridere. Potrebbe riscaldare il mio letto ogni notte. Mi ricorda il mio secondo marito. Questa Adria. Percepisco un'aura oscura intorno a lei. Non si tirerebbe indietro dinanzi a nulla, pur di distruggere Asmodan e Belial. Userà la pietra nera delle anime a qualsiasi costo. Per sconfiggere il nemico occorre essere pronti a sacrificarsi. Vi sono prezzi troppo cari da pagare, persino per te. Sono preoccupata per Lea. Come sta? Perché lo chiedi? Oh, così.
Mi pare abbia bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei. Questo Zoltun Kulle sembra un tipo infido. Non si viene decapitati senza un buon motivo. Abbiamo bisogno di lui per recuperare la pietra delle anime. Beh, se proprio è necessario. Ma io non mi fido dei maghi del passato, sempre a combinare guai. Cos'è successo nel tempo che hai trascorso con i Vecin? Quando ci unimmo alla carovana, eravamo solo due anime perdute. I Vecin pensavano che fosse insopportabilmente romantico. Due amanti in fuga dal loro passato. Credo che potessero anche aver ragione. Una mistica che viaggiava insieme ai Vecin riconobbe subito il talento di Mira. Restammo con loro per un po', finché Mira non ebbe imparato abbastanza. Lungo il viaggio ci innamorammo e ci sposammo. Non sono mai stato più sicuro di qualcosa che non fosse il mio amore per lei. Forse si era servita di ciò che aveva imparato per ammagliarti. Lasciamo stare. Ora ho degli articoli nuovi.